da la terza puntata dello sceneggiato I banditi del re. Di Bonaparte e fervente repubblicano, ha giurato di sterminare i compagni di Jean, una misteriosa organizzazione segreta di partigiani del re che ruba dalle diligenze il denaro del governo repubblicano per inviarlo ai rivoltosi della Vandea. Capo dei compagni di Jean è Morgan, nome di battaglia del barone di Saint-Hermin, segretamente sposato con Amélie, sorella di Roland. Nonostante Roland in persona abbia assunto il comando di un distaccamento di polizia incaricato di scortare le diligenze, i compagni di Jay riescono a effettuare un nuovo colpo. Dall'abate Fenon, che ha segretamente celebrato le sue nozze, Morgana apprende che Roland vorrebbe dare Amélie in moglie a John, un inglese che i compagni di Jay avevano ridotto in fin di vita perché sorpreso nel loro covo segreto. Grande il risentimento di Morgan, ma Amélie lo supplica di evitare di battersi con suo fratello. Morgan non può evitare un duello con Roland, ma lo risparmia dopo avergli sottratto i gioielli di Madame Tallien, di cui l'ufficiale bonapartista si era servito per attirare in un tranello il misterioso cavaliere mascherato. Thank you.
c'è un cane in giro che mi indichi la strada. Oh. Ehi, soldato, dammi un'informazione. Generale! Siete sicuro che sia dei vostri? Se fosse un nemico non sarebbe arrivato fin qui. Ah, sei tu, intrepido. E c'è? Abbiamo fermato una carrozza con una spia dentro. Bene. Signor di Montrevel. Ora vedrete uno spettacolo che ricorderete a lungo. Sono pronto. Ho la vostra parola. Certamente. Non interverrò in nessun caso. Allora avanti, sbrighiamoci. Vieni, guarda. Chiama il generale. Generale. Guardatela. Si addestrano a difesa all'uscita del bosco. Gli costerà molto cara questa tattica. Stanno per attaccarci. Restiamo nel bosco al riparo degli alberi. Bisogna avvertire Fugel. Riuscirete a passare lo spero. Andate. In posizione di combattimento all'orlo del bosco, un uomo dietro ogni albero. Viva il re! All'attacco, miei prodi! Non sarà più per gioco. Chiamate Roland di Montrevel. Ah, che bravi soldati sarebbero per il re. Sì, un buon caso.
me quando mi sveglio tu non ci sei. No, Amelie, l'amore mio, questo è tuo marito. Oh, Jacques, perché mi hai lasciato per tanto tempo? Ah, è stato indispensabile. Ho sofferto quanto te, lo sai. Non lasciarmi più, mai più. Così sarà, presto, molto presto. Saremo sempre vicini, per tutta la vita. Jacques.